Prego, ci mettiamolo perché non vorrei che ci arrivi qualcuno. Prego. Allora, mancano pochissimi giorni al voto, avete già un traguardo, una percentuale a cui aspirate, e poi le chiedo anche se ci sono in programma alleanze. Noi aspiriamo al sostegno dei cittadini, il consenso dei cittadini ci dà forza e noi ci mettiamo il coraggio, il cuore, il coraggio, la determinazione, ma è chiaro che i cittadini ci danno la forza per combattere le nostre battaglie e per portare dei risultati a casa. I risultati sono collegati agli obiettivi programmatici che stiamo indicando in questa campagna elettorale. Quindi attendiamo adesso le valutazioni dei cittadini, ma siamo fiduciosi perché c'è tanto un rinnovato interesse e un rinnovato entusiasmo. Letta sostiene che il voto di domenica rischia di essere una Brexit italiana e dice che la crescita del Movimento 5 Stelle al Sud è positiva. Ma il fatto che Enrico Letta si sia reso conto che quella impostazione che lui aveva dato alla campagna elettorale sulla polarizzazione di un voto utile, dividendo e spaccando il paese in due, vi ricordate, rosso e nero, il fatto che invece si abbia compreso che il voto deve essere giusto, come diciamo noi, ci fa piacere. E il voto giusto significa scegliere sulla base degli obiettivi politici e delle indicazioni specifiche che le forze politiche danno. Noi riteniamo di essere la parte giusta. Ma rischi di essere una Brexit se vincesse la Meloni? Ma guardi, c'è un fatto nuovo, io l'ho detto, lo sto ripetendo, ho ritenuto sbagliato quando si è tentato di dare e distribuire patenti di legittimazione democratica a una forza politica come quella di Fratelli d'Italia, che comunque è nel Parlamento, rappresentata in Parlamento da anni. Però il fatto nuovo è il voto del Parlamento europeo, dove Fratelli d'Italia e la Lega hanno votato a favore della svolta autoritaria e liberale di Orban e tra l'altro stanno confermando questo sostegno. La loro unica argomentazione è che Orban è stato votato anche di recente. Però questo, attenzione, è un equivoco che dobbiamo respingere, lo dico fortemente e chiaramente. Il fatto che sia stato votato, anche Putin è stato sempre votato con largo consenso, ma nessuno dice che Putin ha fatto bene a questa svolta autoritaria, autarchica degli ultimi anni e ha fatto bene a fare un'aggressione militare come quella in Ucraina. Attenzione allora, il fatto che ci siano state delle elezioni in Ungheria non significa che le riforme da ultimo realizzate nel corso di questi ultimi anni non siano illiberali, autarchiche. Se questa è l'idea della democrazia che ha la Meloni, io dico che è idonea a governare. Guardi, se avessi la voce da Pausini, la canterei, io sono stonato. Ma cantiamone insieme, no? Facciamo un passo per liberare. C'è un tono di voce bassissimo. Ma piccolino, sì, giusto dobbiamo per liberare da colori e bandiere questa canzone. Guardi che voi così, però perdete un sacco di telespettatori poi, Tapperanno le orecchie. Ce l'abbiamo qua, eccola, faccio partire. No, un pezzettino, solo un pezzettino. C'è anche il testo. Non si sa mai. Tina, mi sono svegliato. Bella ciao, una mattina mi sono svegliato e ho trovato il bar. Tutti quanti, forza! Partigiano, portami via. Bella ciao, partigiano, portami via. Grazie. Tutti quanti loro, bravo. Un applauso, signor. Grande, unico. Bravo.
aspetta, ma ragazzi, piano piano, piano piano. Grazie per questo affetto. Permettetemi di ricordare che questo nostro rapporto è nato in un momento di grande difficoltà per questa città, quando c'è stato il crollo, quella tragedia terribile che ha segnato la storia di questa città. Da allora abbiamo iniziato a lavorare insieme per far risollevare questa comunità. Abbiamo fatto un lavoro serio con le varie istituzioni. Noi abbiamo compreso il momento e vi siamo stati vicino. Grazie, Presidente. Adesso, attraversando questi banchetti qui al mercato, c'era una signora che mi diceva: Presidente, solo lei ci può salvare. Io ho risposto: no, no. Vedete, io ho risposto con la sincerità con cui bisogna rispondere a queste grandi aspettative. Ho detto: noi ci possiamo salvare solo insieme, continuando a lavorare insieme come nel momento più duro della pandemia. Perché vedete, anche nel momento più duro della pandemia, io sono stato, come si dice oggi, il frontman, no? L'uomo all'attacco, l'uomo che ha disegnato una strategia. L'uomo che ha dovuto assumersi la responsabilità di decisioni difficilissime. Però, per esempio, in Europa è vero che ho deciso di combattere una battaglia che tutti mi dicevano impossibile da vincere, però se l'abbiamo vinta insieme, l'ho detto allora e lo ridico adesso. L'abbiamo vinta insieme perché se siamo riusciti a portare in Italia 209 miliardi è grazie alla dignità
di Genova, della Liguria e dell'Italia intera, che ha risposto con grande senso di responsabilità nel momento più duro della sfida. Certo, noi che abbiamo una responsabilità politica abbiamo la responsabilità di disegnare una traiettoria, una strada. Io quello che vi posso dire lo dico in breve. Noi nella legislatura uscente ci hanno fatto le peggiori accuse, dalla incompetenza all'irresponsabilità, all'incapacità. Adesso pensate un poco, siccome stiamo risalendo fortemente nei sondaggi, inizio a dire che facciamo delle promesse irrealizzabili, ci dicono che parliamo sempre di bonus di qua, bonus di là. Noi siamo la forza politica e siamo i governi che invece hanno disegnato la traiettoria della transizione ecologica, che è ancora all'inizio, la dobbiamo realizzare insieme. Abbiamo disegnato un cospicui investimenti per le imprese, transizione 4.0, per permettere a tutte le imprese di poter innovare anche i sistemi digitali, che sono ovviamente essenziali per poter migliorare le loro prestazioni e essere più competitivi. Abbiamo creato misure che io non capisco perché, io mi sono meravigliato che in passato non sono state mai adottate. Per esempio il fondo, vi dico una cosa che sembra molto tecnica, il fondo nuove competenze. Oltre 100.000 imprese hanno potuto così, con i soldi di questo fondo, aggiornare la formazione dei lavoratori e migliorare le loro professionalità e qualità, essere ancora più competitive. E ci parlano, ci offendono, dicendo che noi abbiamo creato misure inutili o sperperiamo il denaro pubblico. Noi che abbiamo portavoce, che hanno restituito milioni e milioni, accantonando dallo stipendio, per restituirli in opere pubbliche, in opere di beneficenza, in opere utili per la comunità. A noi ci dicono che sperperiamo. Quindi vedete, in campagna elettorale si dicono tantissime falsità, tantissime bugie, pur di denigrare e di attaccarci e di denigrarci. La realtà però è una sola, e su questo tutti devono stare zitti, perché non possono replicare. 5 anni ci hanno detto che siamo trasformisti. Noi siamo stati invece la forza politica nella storia repubblicana più fedele al programma presentato in campagna elettorale nel 2018. Bravo! Loro hanno un modo di ragionare, le altre forze politiche, che non possono capirci, non possono capire che se tu hai realizzato l'80% del programma, non è mai successo. Perché? Perché hai mantenuto fede agli impegni che hai preso in campagna elettorale. È quello che devono fare tutte le forze politiche, diamine. È quello che deve fare la politica per restituire fiducia ai cittadini. Perché se un cittadino dà un voto e quel voto è inteso dagli esponenti di quella forza politica come una cambiale in bianco della serie dai il voto a me, poi ci penso io a galleggiare, poi ci penso io ad accettare qualsiasi formula di governo, anche del governo dei migliori senza nessun progetto, agenda Draghi, dove sta scritta? Non l'ha scritta neppure lui. Ma pensate che inganno! E ancora oggi Draghi ha fatto ancora l'ennesima conferenza stampa, ha detto che non è disponibile, non ha scritto l'agenda, non è disponibile, ti rispondono partiti, lo stesso PD di Letta hanno fatto una campagna, impostato una campagna parlando di agenda Draghi, per non parlare di Calenda e Renzi che sono vuoti di proposte. Di fronte a Draghi che dichiara e controdichiara che questa agenda non c'è, non è disponibile, la risposta qual è? No, ma vedrete, non poteva dire altro. Cioè, sì, ma quale programma c'hai? Ma se non c'è idea, perché ti presenti in campagna elettorale? Solo perché Confindustria ti ha fatto qualche dossier e pensi di poter governare l'Italia? Non funziona così. Allora la politica serve, con la P maiuscola, a intervenire, a offrire a tutti delle opportunità di vita migliori, a migliorare la qualità di vita di tutti, anche di chi non ha voce, di chi non conta, di chi appare invisibile, di chi non compare nei grandi giornali, di chi non ha spazio nelle trasmissioni TV,
oppure si ha spazio solo per essere insultato e denigrato per la sua condizione di difficoltà economica e sociale. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno. No, ma non ci arriviamo così, per ogni due minuti magari lo fermo. Salve Presidente. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.